Il più problematico dei pesci alloctoni delle nostre acque è probabilmente il siluro, originario dell'Europa orientale e attualmente in netta espansione in tutto il bacino padano. In provincia di Alessandria è stato avviato un progetto per monitorare la popolazione di questa specie e per mettere a punto efficaci metodologie di prelievo che potranno poi essere estese ad altri luoghi. Mentre gli ittiologi, accompagnati da pescatori, iniziano la loro spedizione, noi forniamo qualche indicazione sulla situazione italiana del siluro. Si tratta di un pesce molto vorace e di grandi dimensioni che fu introdotto nel nostro paese a partire dagli anni 60, venendo ben presto a costituire una grave minaccia per tutto l'ecosistema fluviale. Proprio per questo motivo, alcune regioni stanno mettendo a punto varie forme di intervento per contenere le popolazioni di siluro. Ma ecco che la spedizione sta entrando nel vivo e seguiamola quindi con attenzione perché ci mostra una situazione davvero preoccupante. Alla fine dell'attività ascoltiamo l'ittiologo Massimo Pascale. Le immagini che avete visto, le riprese che avete visto fanno parte di un progetto. Noi stiamo lavorando per l'amministrazione provinciale di Alessandria che in collaborazione col parco del Po e dell'Orba sta portando avanti un progetto di studio e di tentativo di contenimento delle popolazioni di siluro nel bacino del Po e nei principali affluenti, quindi Tanaro e Bormida. Il quadro che emerge dalle indagini ittiologiche che abbiamo condotto fino ad oggi, fino a settembre 2007, è un quadro che induce purtroppo al forte pessimismo. In alcuni ambienti il siluro è la specie, se non dominante, dal punto di vista del numero di individui, quantomeno è dal punto di vista della biomassa. E sono biomasse che non sono assolutamente sostenibili da qualunque ambiente idrico, da qualunque corpo idrico, in quanto sono biomasse elevatissime riferite a una specie che è ai vertici della catena alimentare. In pratica, con l'avvento del siluro, e non solo del siluro, perché in realtà in coabitazione col siluro abbiamo altre specie di provenienza del Danubiano, forte predatrici come il lucio perca e l'aspio, dicevo, con l'avvento di queste specie, la piramide alimentare che vedeva la massima concentrazione di biomassa sostenuta dagli animali prede dei predatori, dicevo, oggi questa piramide è completamente rovesciata, cioè la gran parte della biomassa è costituita dagli animali ai vertici della catena alimentare, quindi dai predatori. Per quanto riguarda il siluro, gli studi di struttura dinamica di popolazione hanno dimostrato che in alcune zone, in particolare nelle prismate dove esistono rifugi per questi animali, la densità per metro lineare di siluri e prossima all'individuo per metro, e queste sono densità che non sono assolutamente compatibili per nessun tipo di predatore. Se pensiamo ad esempio che il predatore tipico degli ambienti fluviali di fondovalle come il luccio aveva in passato delle densità nel Po per metro lineare che erano di un individuo ogni 50 metri, ogni 100 metri, quindi molto più basse rispetto a quelle del siluro. Questo naturalmente è un'indicazione per le altre realtà dove il siluro non è ancora presente o quantomeno lo è in forma molto blanda, sono delle indicazioni che indurrebbero a intervenire nel più breve tempo possibile.
Mi riferisco a realtà provinciali, ad esempio come quella di Torino, dove la distribuzione del siluro pare fino allo stato attuale limitata esclusivamente fino alla diga di Chivasso, allo sbarramento di Chivasso del canale Cavour, e dove i siluri sono in una fase iniziale di colonizzazione, in arrivo dal Po Casalese. In queste realtà dove il siluro è poco diffuso e dove tra l'altro c'è la concomitante presenza di specie pregiate protette a livello comunitario come la trota marmorata, come il temolo, in queste realtà sarebbe opportuno intervenire in questa fase iniziale, quando le popolazioni di siluro non sono ancora così radicate e numericamente importanti, e intervenire con prelievi selettivi così come si sta attuando, come si sta facendo in altre realtà, quali ad esempio quelle della provincia di Alessandria. Mi chiamo Zallongo, ho i diritti esclusivi di pesca, siamo quattro soci, abbiamo 13 o 12 chilometri di Poesesia. E parlo di 20 anni fa. 20 anni fa venivamo a pescare, c'erano ancora le cooperative a Valmacca, c'era la cooperativa, c'erano 25 famiglie che vivevano sul Po. Il Po lo vedeva sempre subugliato perché c'erano tutte le qualità di pesce. Dopo la guerra del Kuwait sono arrivati i cormorani e hanno distrutto tutto. Oltre ai cormorani sono arrivati i siluri, il Po è un fiume magnifico, Poesesia, ma non c'è più niente. Ci sono solo dei siluri, anche prima le piccole carpette potevano vivere, oggi non c'è manco più le carpette perché come nascono le mangiano. Il problema è uno solo, io non sono per distruggere né i cormorani, ma i siluri sì. I cormorani bisogna spaventarli e mandarli un po' via, perché altrimenti è la distruzione del Po. È già morto, ma morirà ancora di più. Perché l'ambiente è la cosa più bella, e il Po, il Sesia, per me è la vita. La ringrazio. Allora, io sono figlio di Zallungo e ogni tanto mi diverto anch'io ad andare con lui, con la barca, e il nostro amico qua comune. Andiamo sulla barca a pescare con le reti, queste sono tutte le nostre zone, e che la pesca rispetto a 15 anni fa è cambiata tutta con la comparsa di questi siluri e con la comparsa dei cormorani. Comunque lui sa meglio la storia perché va più volte di me a pescare. Dai Gianni. Allora, una volta andavamo a pescare e prendevamo qualunque pesce. Oggi si va a pescare, l'unica cosa che si prende è qualche siluro. Altri pesci non ne prendiamo più. Se non si prendono provvedimenti, penso che il Po sia proprio morto, perché una volta quando venivamo a pescare trovavamo sul ghiaione tutto attorno decine e decine di pescatori con le canne. Stamattina non abbiamo visto un pescatore, ciò vuol dire che anche loro non prendono niente e siamo molto desolati, è solo quella la questione. Speriamo che qualcuno prenda provvedimenti e che faccia qualcosa, così almeno possiamo andare a pescare ancora qualche volta contenti come una volta. Mille grazie. Quanto abbiamo visto e sentito ci fa capire quanto possano essere dannose per l'ambiente le introduzioni di specie esotiche. Ed è per questo motivo che alcune leggi regionali vietano ai pescatori la reimmissione in acqua dei pesci alloctoni pescati.